Amici di Board Legends, bentornati sul nostro canale. Io sono Simone e oggi siamo qui con un nuovo gioco della Steamforged Games, o Steamforged per chi li conosce, diciamo, per quel nome, ovvero Devil May Cry 5 The Bloody Palace. Un gioco da tavolo che ricrea l'ambientazione del Palazzo di Sangue, che appunto è una delle modalità di Devil May Cry 5, e non solo, però in meccanica gioco da tavolo. Qui davanti a me abbiamo il gioco base e tre espansioni al momento disponibili. Nonostante queste ci sono arrivate da Kickstarter, comunque il gioco è prenotabile e acquistabile dal sito Steamforge, quindi state tranquilli, lo trovate ancora. Detto ciò, andiamo a vedere pezzo per pezzo cosa abbiamo. È uno dei pochi giochi che conosco che, nonostante il base è interessante, con le espansioni davvero diventa molto più ampio e soprattutto quindi le ritengo necessarie. Allora, il gioco io già l'ho aperto, già ho imbustato alcune cose, quindi perdonatemi, intanto una volta aperto troviamo questo. Non male. Il manuale delle istruzioni, non ve lo faccio vedere, ma in realtà il gioco è molto semplice, poi ve lo spiego. Qui abbiamo un tabellone che ricrea il Palazzo di Sangue. È fatto a esagoni. Ha due simboli qui che servono a capire, diciamo, il verso del tabellone, e sul lato abbiamo il punteggio dello stile, che sarà fondamentale per la parte competitiva del gioco. Perché è un gioco competitivo, nonostante 4 contro i nemici. Qui dentro avevamo i vari token che ho già aperto e i tabelloni di gioco. I tabelloni di gioco sono fatti in questo modo. Abbiamo spazio per il mazzo e per gli scarti, per il personaggio. Qui sotto andranno i 4 attacchi base, poi vi spiego cosa sono. E qui si farà la combo, perché il gioco funziona a combo. Tre set di miniature, queste erano più basse, le ho messe così perché ci ho messo le bustine. Qui abbiamo boss e mini boss. Mostro il boss che è di una qualità fantastica. Un livello davvero alto di manifattura. Qui abbiamo altri nemici e i personaggi, che sono quattro. In realtà qua ne vedo uno in più perché V, uno di questi, ha diciamo una sorta di companion. E a concludere qui abbiamo altri nemici ancora. Delle carte che saranno le carte del personaggio. In questo caso prenderò le carte di V. Però ci sono anche Trish, Dante e Nero. Le carte nemico che appunto decretano le orazioni e le carte obiettivo. Infine abbiamo delle carte livello che il gioco vi spiegherà come utilizzare e che vi permettono di capire dove dovrete mettere i nemici e delle carte nemico che saranno appunto delle carte che daranno la descrizione del nemico in uso. Il gioco si basa principalmente solo sull'utilizzo delle carte, senza dadi. Abbiamo un personaggio che avrà una vitalità e una velocità. Poi abbiamo degli attacchi base che potrete utilizzare quando volete per le combo, sono 4, tutti quanti ne hanno 4. Degli attacchi che faranno parte del vostro mazzo di partenza, che sono quelli senza costo di Red Orb, ora vi spiego cosa significa, cioè quelli senza costo qui sotto. E delle carte d'aggiunta, voi uccidendo nemici prenderete Green Orb e Red Orb, che significa? I Green Orb permetteranno di curare i danni e avanzare allo stage successivo senza appunto avere danni, curandone 3 per ogni Green Orb, se non sbaglio. I Red Orb vi permetteranno di acquistare queste carte che avete comunque a portata di mano e inserirle nel mazzo per avere un personaggio potenziato nel secondo stage, nel terzo stage e via dicendo. Come funziona il gioco? Il gioco è molto semplice. Durante il turno potete fare un movimento che è una corsa pari al vostro numero di movimento. Una volta fatto questo, potete iniziare ad attaccare. Potete anche fare 3 attacchi, movimento, altri attacchi. Ogni carta avrà praticamente un simbolo, cioè più che altro una sorta di catena, che il giallo è quello di partenza che vedete qui, infatti serve per aprire la combo, e poi proseguirà con blu, verde o rosso. Il colore che viene preso da questa fase in colore è il colore precedente, quindi in caso fosse stato così diventa tutto blu. Facendo in questo modo voi potete concatenare degli attacchi. L'obiettivo sarà mettere più attacchi possibili in concatenazione, così che da fare delle combo e prendere punti stile. Nell'istante preciso in cui prendete un danno da un nemico, perderete la combo che state facendo, e se invece morirete, tornerete al turno successivo, calando però di livello stile di un livello, quindi da stare a B andrete a C, da C a D, eccetera. Le carte poi, a eccezione di quelle base, hanno due valori qui sotto e tre simboli sopra. Il simbolo giallo permette, anzi obbliga, dopo l'attacco di spostare la pedina del nemico di una casella indietro, il simbolo verde di seguirlo, e questo che diventa blu in alcuni casi,
li stordisce. Stordendoli, i nemici non potranno fare l'azione nel turno successivo. Qui sotto abbiamo due valori invece, che sono di movimento e difesa. Praticamente le carte che avrete in mano, perché ne pescherete 5 ogni turno, cioè fino a 5 ogni turno, vi permetteranno, una volta scartate, quindi al posto di metterle in catena, le scartate e potete utilizzare il valore sopra per muovervi di quelle caselle extra, quindi fuori, al di fuori della vostra corsa iniziale, o il valore sotto che è per difendere, cioè per schivare gli attacchi. Questo, diciamo, è il gioco base. I nemici avranno dei valori, quanti green orb e red orb vi daranno, e soprattutto dei punti vita. E questi verranno utilizzati con dei mazzi che verranno gestiti dal giocatore che ha iniziato il turno. E praticamente, girando la carta, vi dirà che tipo di azione fa. I creatori del gioco sono gli stessi di Dark Souls o Resident Evil, quindi su questa meccanica è molto simile. Ovviamente tutti i segnalini che avete vi permetteranno di sistemare al meglio il gioco. Quindi avete segnalini red orb, green orb, che sono double fast. Avrete i segnalini vitalità, i segnalini stun, i segnalini per Scudo Angelo, per esempio, che si difende durante il turno del giocatore, e via dicendo. Proseguiamo con le tre espansioni, che sono Alpha e Omega, Devil Trigger e The Walking Arsenal. Allora, Alpha e Omega è un'espansione che comprende Vergil come nemico, che è il nemico storico della saga, un piccolo libricino che ci spiega alcune dinamiche nuove. Ed ecco qui, abbiamo Urizen, che è il nemico gigante. Piccola premessa, le miniature, queste qui, due miniature, questa è un'altra, non erano fatte per l'incastro, però fortunatamente Steamforge, che ha un servizio clienti pauroso, ha subito mandato insieme al gioco le miniature rifatte, lasciandoci quindi doppia copia, una da incollare, che è quella sbagliata, e una invece di questo tipo. Qui abbiamo Vergil, Devil Trigger, insomma ci sono delle miniature fantastiche, e ovviamente ogni miniatura, soprattutto ai nemici, vi dà delle carte per gestire il nemico di turno, e vi dà anche le carte livello, cioè praticamente vi inserisce altri stage, possibilità di stage da fare per scoprirli. Avanziamo con le altre espansioni, infatti abbiamo Devil Trigger Expansion, inserisce le versioni Devil Trigger e la barra Devil Trigger per far salire il livello, e potrete trasformare i vostri personaggi nelle versioni Devil Trigger. Abbiamo Dante, Vergil, Trish e abbiamo il Mega Golem di V. E infine, ultimo ma non per importanza, abbiamo The Walking Arsenal, che aggiunge il quinto personaggio giocabile, che in questo caso è Lady, in due versioni, una potenziata e una non. Nuovi nemici, tra cui alcuni volanti, e ovviamente quindi nuove carte. Uno dei nemici più interessanti qui è Cavaliere Angelo, che è quello che vedete coperto da qui, adesso ve lo mostro. Questo era il secondo che hanno mandato, diciamo, fissato. Fantastico. Qui abbiamo Lady, in versione normale e potenziata. Il gioco è davvero davvero interessante, l'abbiamo già provato, ma sicuramente lo riproveremo e ve ne parleremo sul sito. Io sono sempre Simone e spero vi sia piaciuto il video. Ovviamente vi continueremo a aggiornare su questo gioco e sugli altri giochi Steamforged Games. Per il momento è tutto, alla prossima!